nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vivere la carità oppure soltanto osservare la legge. Buongiorno a tutti. In questo martedì 16 gennaio vogliamo meditare la parola del Signore tratta dal Vangelo di Marco, capitolo 2, dal 23 al 28, in cui i farisei fanno una domanda a Gesù e dice così: perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ecco, i farisei puntano il dito. I farisei non sono in grado di guardare con gli occhi misericordiosi. Loro guardano quello che i discepoli fanno, che prendono le spighe per mangiare, eppure li criticano perché non osservano la legge del Signore, non custodiscono il sabato, che era pure la legge sacra. Nel giorno santo non lavorerai. Ecco, però vediamo qui, meditiamo in questa giornata l'importanza di custodire i nostri occhi, i nostri cuori puri. Perché San Paolo dice così: se sono puri i tuoi occhi, saranno pure le tue parole e tu guarderai con purezza l'altro. E San Giovanni della Croce pure ci insegna a dinanzi al tuo prossimo guardare sempre con parole buone, a giudicare sempre con buone parole, a scusarlo sempre. Quindi siamo invitati, cari fratelli, ad agire con misericordia, come Gesù ci insegna, dicendo che sì, il sabato è importante, la legge è importante, osservare i comandamenti sono importanti, fanno parte del cristianesimo, però non è superiore all'amore. L'amore è superiore a tutto, perché l'amore deve essere il motore della vita cristiana. Quindi che sia l'amore a guidare la tua giornata, che sia l'amore a gestire la tua giornata, che dinanzi a tuo fratello, dinanzi ad una situazione difficile, tu possa guardare con amore e possa con carità, con occhi puri, con la purezza che viene dal Signore, guardare il tuo prossimo e così trovare la forza di avere sì la legge al tuo favore, cioè di vivere con la grazia, sapendo che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Che il Signore ti dia la grazia di vivere la pienezza della gioia. Pace e gioia a tutti.